Ciao ragazze, benvenute e bentornate qui sul mio canale. Oggi video makeup, andremo a truccarci insieme e proveremo alcune novità SheGlam. È uscita una nuova collezione che si chiama Stay Wild e io ho ordinato gran parte della collezione, quindi oggi andremo a truccarci, faremo una full face e andremo a provare appunto questi nuovi prodotti. Voglio iniziare subito perché ci sono veramente tante cose interessanti, quindi passiamo subito al video. Se vi siete già iscritte possiamo iniziare con il makeup. Giù in info box vi lascio gli altri due video che ho girato per Shein, quindi a tema makeup, se vi può interessare potete andare giù in info box per vederli. In uno dei video avevamo provato questo, che è il Silky Matte Liquid Foundation di Shein. Lo vado a utilizzare, velocizzo perché tanto l'avete già visto all'opera. Se volete saperne di più, nell'altro video appunto l'ho provato per la prima volta. Io ho scelto la colorazione 102 Ivory. Come correttore vado a utilizzare l'Always Fabulous di Bourjois, non c'entra niente col video, però se avete visto gli altri video sapete che il correttore della linea SheGlam non mi aveva proprio convinta al 100%, quindi vado a usare questo qui di Bourjois. E ora partiamo con i prodotti nuovi. Prima cosa che andiamo a provare è questa palette, la Stay Wild All-in-One Color Palette. È una palette occhi e viso, ve la faccio vedere, andremo a utilizzarla prima per il viso. Praticamente questa parte di palette contiene un bronzer, due blush e due illuminanti. Dopodiché andremo a realizzare un look con le prime due file che sono di ombretti. Questa qui sicuramente la rivedrete all'opera ancora perché sono tanti colori interessanti che non posso ovviamente andare a utilizzare oggi. Comunque partiamo con Whenever, che è il bronzer, e andiamo con questo pennello di 6 Plus che a me piace tantissimo per il bronzer. Vado a prenderlo, sembra abbastanza scuro quindi lo picchietto e lo vado ad applicare come bronzer. Wow! Ok, sicuramente troppo scuro per me. Dopo però andiamo con una cipria, andiamo un attimo ad alleggerirlo. Si sfuma abbastanza bene, fa un po' fatica, però se insistete un po' si sfuma bene. Lo andiamo a mettere anche un po' nella fronte. Ok, trovo che questo bronzer sia molto valido, fa un po' fatica a sfumarsi, ma se insistete si sfuma molto bene. L'unica cosa, secondo me, è troppo scuro, questo qua, scusate, è troppo scuro, è adatto a chi ha la pelle un po' più scura. Io ho preferito quello della palette Stereo Face, sempre di SheGlam, oppure lo Stick, erano più modulabili e avevano un colore adatto un pochino più a tutte le carnagioni, però devo dire che l'effetto è molto bello, molto abbronzato ma naturale, non va a risaltare troppo le imperfezioni della pelle, quindi mi piace. Come blush, nonostante ce ne siano due in questa palettina, voglio andare a utilizzare un altro blush di cui tutti parlano e quindi l'ho voluto ordinare e proviamo quello. Come blush abbiamo da provare lui, che è il Clear and Bright Liquid Brush, no, Blush. Ne ho sentito parlare benissimo e quindi ho detto, beh, lo ordino anch'io. Ho ordinato la colorazione 103 Torrid e praticamente ha uno scovolino super particolare, che è questo qua, che mi lascia un po' perplessa, nel senso, mi viene il dubbio a forza di utilizzarlo se vado a prelevare prodotto oppure no. Però intanto andiamo a provarlo. Ne applico inizialmente poco e poi andiamo a vedere come si modula. Super super fresco, mamma mia, vado a sfumarlo con il pennello. Ok, wow, allora, si sfuma in 3 secondi, raga, cioè l'ho sfumato veramente in un attimo. L'unica cosa, è un colore un pochino troppo acceso, io sono più abituata a utilizzare colori pescati, però wow, cioè si è sfumato in un attimo, quindi ottimo. Potrei andare ad aggiungerne, ma per me questo è già un colore bello acceso, quindi mi fermo qua. Mi piace molto, tra l'altro mi risalta un po' anche come se ci fosse già un illuminante, quindi era anche bright, infatti sembra quasi illuminante, quindi molto bello secondo me per l'estate. Questo qua, wow, molto molto interessante.
Come sapete io ho la pelle grassa, quindi vado a settare tutto quanto perché altrimenti tra 2-3 ore sarei già super lucida. E avevo già provato una cipria in polvere libera di She Glam che mi era piaciuta, però l'avevo presa chiara e sentivo il bisogno di averne una un pochino più scura per l'estate, quindi ho ordinato questa qui che è la She Glam Perfect Setting Powder colorazione 01 Natural, che come vedete dal pack sembra un pochino più scura, quell'altra era proprio bianca. Il pack molto semplice, sempre però veramente potrei pensare, se non lo sapessi, che si tratti di un brand high cost. Abbiamo questa spugnetta, poi abbiamo la parte in cui ci sono i pallini, i buchi per far uscire la cipria e una pellicola che ci metterò tre quarti d'ora ad aprire. A questo punto io andrei a metterne un pochino nel tappo, vediamo. Ok, ne esce parecchia, un pochino nel tappo, e vado con un pennello a setole così super espanse e lo vado a picchiettare soprattutto nella zona del contorno occhi. La cipria è interessante, ma ho bisogno di provarla ancora un po' di volte. Passiamo alle sopracciglia. Ho ordinato questa qui che è la Skinny Brow Pencil nella colorazione Dark Brown e provo a rendere decenti queste sopracciglia. Capisco che dovrei anche spinzettarle un po', però insomma, se riesco a tirarla fuori, ok. La matita si presenta così: da un lato ha il pennellino, molto interessante se viaggiate avete già il pennello incluso, dall'altra abbiamo la matita, quindi andiamo a provare prima le pettine e poi dopo le coloro. Niente di eccezionale questa matita sopracciglia, trovo che la mina sia un pochino troppo dura per i miei gusti, scrive bene, è abbastanza precisa, se non volete spendere tanto per una matita sopracciglia allora prendetela, ma se cercate un risultato efficace, super super valido e perfetto, forse andate altrove. Interessante se penso magari di portarla in viaggio, perché appunto avendo anche il pennellino incorporato ed essendo così piccola sicuramente è comoda. Però non eccezionale. È arrivato il momento chiave di tutto quanto il video. Andiamo a provare appunto la Stay Wild All-in-One Color Palette, ma questa volta andiamo a provare gli ombretti. Una cosa, costa poco, questo sì, però avrei preferito un bello specchio qua, perché con tutto questo spazio sarebbe stato comodo. Rimane una palette low cost, quindi va bene lo stesso. Andrò a fare un trucco occhi, che poi andremo però a caricare perché ho altri prodotti occhi, quindi sicuramente andrò a riprovarla perché oggi andremo a fare veramente un casino, perché ho intenzione di applicare tantissimi colori. Direi di partire con Nowhere, che è un verdone, questo qui, e ne vado a prendere un po', non so com'è pigmentato, quindi ci vado a leggere e poi provo, e lo applico come colore di transizione. Ok, a questo punto vado a prendere Jean, che è un marrone scuro. Sembra molto pigmentato a giudicare da come si preleva, e lo applico nell'angolo esterno del mio occhio. Questo colore, ve lo dico subito, non mi fa impazzire, è pigmentato ma rimane un pochino vuoto, non è, quando lo andate ad applicare va un po' a perdersi. Per quanto riguarda fallout, zero, se non nella cialdina, quindi per ora ottimo. A questo punto vado a prelevare 1001 Miles, che sicuramente non si dirà così, che è questo verdone, e lo vado ad applicare nella parte più esterna del mio occhio. Non li ho ancora swatchati. Ok, interessante direi. Guardo sempre di là perché ho il monitor e lo applico da metà palpebra fino alla fine. Allora, questo verde a dir la verità è carino ma niente di più. Quando l'ho swatchato mi sembrava super super intenso, una volta applicato non è luminosissimo, io dagli shimmer chiedo altro. Ora vado a prendere un attimo Next to the Moon, che è questo qua più chiaro, per andare a migliorare la sfumatura esterna, e poi andiamo a provare i Few, che è questo shimmer dorato giallo. Ok, vado sempre col dito a prelevare i Few, che è questo dorato giallo appunto, e lo applico al centro del mio occhio. Anche questo a giudicare dallo swatch sembrerebbe super intenso, vediamo se questo lo è. Ok, qui ci siamo già di più, ragazze, questo qua è molto più luminoso rispetto al verde.
Trovo che ultimamente, non so, sarà un caso, però mi sto truccando sempre con il verde e il giallo, vabbè. Questo mi piace molto, molto di più. Questo è esattamente quello che avrei voluto dal verde. Questo giallo è stupendo, bellissimo. Ora vado a fare anche la rima inferiore, applico Nowhere su tutta la rima e Gin nella parte più esterna e al centro vado a fare il punto luce con il giallo perché è molto interessante. Ok, questo sarebbe il trucco finito solamente utilizzando questa palette. Perché vi dico questo? Perché in realtà ho altri due prodotti che voglio andare a mettere sopra perché tanto oggi facciamo un po' di caos. Il trucco, devo dire, mi piace molto già questo. Non è una palette che ha pigmentazioni altissime. Devo dire che i matte si sono sfumati abbastanza bene, non sono extra pigmentati. Lo shimmer verde l'avrei preferito più luminoso, però il giallo, ragazzi, è ottimo. Andrò poi a provare anche gli altri, ma non posso andare a provarli in questo look, altrimenti... E ora andiamo a provare altri due prodotti per gli occhi, sempre della stessa linea Stay Wild. Nella collezione Stay Wild sono uscite anche due jelly glitter, o meglio, ne sono usciti quattro, io ne ho scelti due. Questo qui è il pack. Io ho scelto Peacock, che è un jelly glitter, un eyeshadow in glitter, guardate che spettacolo, verde. Hanno una formula appunto gelatinosa, come suggerisce il nome. E poi ho scelto Queen, che è un dorato, e riprendono un po' i colori che ho già. E voi direte, ma hai un trucco già completo, carino, perché lo vai a rovinare? Perché vogliamo non provarli? Cioè, non posso chiudere il video e lasciarvi a bocca asciutta senza aver provato questi, quindi andiamo a caricare ancora di più questo make up. Vado a prendere prima il verde, lo applico dove avevo applicato il verde prima, lo applico con un pennello piatto, spero sia il modo migliore. Oh mio Dio, li picchietto per far sì che non vadano a disperdersi. Devo dire che la formula si attacca subito bene all'occhio, wow. Vado a provare anche il giallo, che lo applico al centro e poi faccio anche l'altro occhio e lo vado a picchiettare. Ok, ho fatto entrambi gli occhi, direi che sono pronta per andare a fare la spesa alle 10 di mattina. Comunque, a parte gli scherzi, wow, questi due gel glitter sono stupendi. She Glam All in One Volume and Curl Mascara. Da un lato abbiamo lo scovolino, questo qui è volumizzante, dall'altro lato invece abbiamo lo scovolino incurvante, molto molto interessante questo. Ora lo andiamo a provare, ma lo proverò con voi magari nelle storie su Instagram senza il trucco occhi per poter dargli un pochino più di attenzione. Il brand però mi ha spedito anche questo, che ha un pack stupendo, che è il Waterproof Volumizing Mascara, sempre marca She Glam. Pack stupendo perché abbiamo questo pack tutto dorato in fondo, non so se vedete, ha tutti questi brillantini. Anche questo ha un scovolino volumizzante molto interessante, lo andremo a provare anche lui in una seconda occasione perché oggi voglio appunto provare quello della collezione Stay Wild. Ok, mascara applicato, primo impatto positivo, però non me la sento di giudicarlo con sotto tutti questi glitter e anche voi probabilmente non potete goderne dell'effetto, quindi lo proveremo su palpebra pulita. Non è male, mi piace molto perché è bello nero, va a pettinare bene le ciglia, non le appiccica insieme. Per ora non ha sbavato assolutamente e l'effetto sembra abbastanza bello. L'unica cosa forse... L'azione incurvante non è così accentuata, però lo voglio riprovare, quindi su questo non mi esprimo. Vado a mettere un po' di illuminante, oggi vado con Becca perché è un po' che non lo utilizzo, sono in astinenza, e poi passiamo alle labbra e proviamo l'ultimo prodotto della collezione Stay Wild. Ok, siamo arrivati alla fine del video, abbiamo da provare uno di questi due liquid lipstick. Abbiamo da una parte questo che è il matte liquid lipstick nella colorazione Naked, no scusate, questo è il nude liquid lipstick nella colorazione Naked ed è un matte pescato, e poi abbiamo invece questo che è della collezione nude liquid lipstick nella colorazione Killer. Diciamo che per quello che è stato il video dovrei provare questo, ma vi farò solo lo swatch perché andiamo ad applicare questo qui che è un matte pescato
che almeno quello dobbiamo tenerlo sobrio, quindi vado ad applicarlo. Scovolino ancora non l'ho visto, ok, classico. Lo applico e vediamo come si asciuga. Ok, decisamente no, o meglio, mi piace la formula, non mi piace il colore, no. Direi che vado a toglierlo e applichiamo questo, perché questa è la cosa peggiore che io possa usare in estate. Ok. Ok, da un estremo all'altro, ho applicato questo, devo dire che non mi dispiace, non ho mai provato nulla di simile, forse in videocamera è più brutto di quello che è nella realtà. Sicuramente non è adatto a questo look perché è un po' tutto troppo estremo. L'unica cosa che ho notato, va leggermente a sporcare i denti se non aspettate che si asciughi. Colore molto pieno, avrei potuto applicarlo leggermente meglio ma non facciamoci caso. Vi faccio una ripresa se riesco meglio al rossetto, perché secondo me voi non state vedendo quello che vedo io. Questo comunque è il look finito, io ora vado a fissarlo con un po' di setting spray. Non è male, però ragazzi, ditemi la verità, io dove devo andare conciata così alle 10 di mattina? Per fortuna oggi starò in casa, quindi ok. In ogni caso, beh, devo dire che questo brand sta lavorando secondo me molto molto bene. Sono molto curiosa di vedere cosa ci riserverà in futuro. Per quanto riguarda questi prodotti, ovviamente questa era la mia prima impressione, sono da riprovare un po' di volte. Però devo dire che bene o male sono rimasta soddisfatta del risultato e niente. Fatemi ovviamente sapere se voi avete provato già qualcosa di questa linea, se conoscevate il brand She Glam, se avete provato qualcosa della linea permanente, tutto quello che vi passa per la mente fatemelo sapere. Io vi lascio giù in info box anche la playlist dei video dedicati all'abbigliamento, perché sapete Shein nasce come sito di abbigliamento, e vi lascio anche il codice sconto qui in sovraimpressione e giù in info box, con il quale avete il 15% su ordini di almeno 39 euro, quindi insomma se volete fare un po' di shopping potete risparmiare qualcosina. E niente, io vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto anche oggi, spero davvero di vedervi numerosissime anche nel prossimo video, vi mando un grosso bacione e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!